Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo tornati in Piazza Fanfani, o conosciuta come ex Cadorna, dove il sindaco Ghinelli, ricordiamo, ospite della nostra trasmissione Nero su Bianco, ci aveva anticipato che nei progetti del comune c'è il progetto di sempre, quello di fare in modo che gli aretini o i turisti parcheggino al baldaccio e togliere gran parte dei posti auto presenti qui. Un'impresa che non è riuscita a nessuno, vedremo se quella di usare il baldaccio, anche perché poi questo parcheggio è, insieme all'Eden, quello che funziona di più per chi deve fare qualcosa in centro, quindi probabilmente sarà una mossa che solleverà indubbiamente delle proteste in questi giorni. Tra l'altro qui a fianco in via Petrarca sono iniziati i lavori del cosiddetto boulevard, ma siamo qui in piazza Fanfani per aggiornarvi di due importanti novità legate anche alla sicurezza e alla lotta al degrado. Quest'area dove c'è anche la scuola, guardate, basta vedere insomma le scritte, ma anche tutta la vegetazione incolta che c'era qui, l'avevano resa ormai insomma anche questa un'area del degrado qui della piazza, e sono iniziati i lavori di riqualificazione urbanistica, come possiamo leggere, iniziati a fine giugno per il rifacimento e implementazione dei posti legati alla sosta, e sarà un'area parcheggio riservata ai residenti ZTLA e ZTLB, quindi un'ulteriore risposta per i residenti e per i posti auto. Anche questo è un tema da sempre importante, quindi una risposta per i residenti e anche per riqualificare quest'area che, frequentata da studenti ma insomma anche magari da chi frequenta la piazza, era un qualcosa che non metteva molto a proprio agio. Quindi il 24 di agosto dovrebbero finire i lavori e quindi anche quest'area sarà riqualificata, e questo insomma sapete che quando si riqualifica già è una politica attiva per fare la lotta al degrado. A proposito di degrado, varie volte siamo stati in questa ex palazzina delle vecchie caserme, eravamo stati anche all'interno lo scorso anno, avevamo trovato siringhe, avevamo trovato di tutto, si entrava da questo vialetto semi nascosto. E dopo anche i nostri servizi la porta era stata chiusa varie volte con dei lucchetti, ma la gente continuava a entrarci. Come vi abbiamo già fatto vedere insieme a Beppe Marconi, la porta è stata murata, il problema è che continuavano a entrare dalla porta davanti, e vedete che adesso è stata murata anche la porta qui centrale, che si trova proprio di fianco anche alla scritta Piazza Amintore Fanfani. Quindi l'unico modo per non far entrare le persone qui dentro è quello di murare, vedete che ci sono anche le finestre aperte che testimoniano insomma che c'erano dei passaggi, quindi in tempi più recenti, quindi in queste settimane, è stata murata anche la porta centrale. Quindi in questo edificio, che era diventato di uno squallore, c'erano siringhe, c'era veramente, ci dormivano, cioè una situazione che avevamo trovato veramente degradante, a quanto pare non si può più entrare. Bisognerebbe però, come si fa dall'altra parte della piazza, riqualificare anche questa palazzina, fare un bando, fare qualcosa per darla in gestione a qualcuno, per crearci qualche attività, insomma bisogna studiare qualcosa, perché più si porta gente ovviamente che viene qui per qualche interesse, e più la piazza stessa si riqualifica e meno diventa quello che era purtroppo diventata negli ultimi anni, dove c'erano tossici, spacciatori e via dicendo. Adesso per loro sarà un po' più difficile, però bisogna continuare a investire nella riqualificazione, e magari speriamo di vedere presto questa palazzina la sede magari di qualche associazione, di qualche attività commerciale. Insomma, le idee possono essere tante, ci vuole che magari il comune faccia un bando apposito per questo. Redazione @arezzotv.net per le vostre segnalazioni, ci vediamo domani.